non vi offro propriamente un'omelia sulla parola di Dio, ma una meditazione teologica, prendendo spunto da due grandi uomini, uno del Medioevo che è Sant'Anselmo, le cui meditazioni sulla Immacolata Concezione ci vengono offerte proprio nel breviario, e poi prendendo spunto da uno dei più grandi teologi contemporanei che è Hans Urs von Balthasar. Per cui vi consiglio il libro delle omelie, Tu coroni l'anno con la tua grazia, una collana di perle, diciamo così. Cosa dice Sant'Anselmo? Ci fa vedere un grandissimo miracolo, che il Creatore, dopo averci creato, non può far più niente senza di noi, non vuole fare più niente senza di noi. Sicché il mistero che contempleremo poi nel tempo del Natale, e c'è quel meraviglioso scambio per cui Dio si fa uomo perché l'uomo venga fatto figlio di Dio, e lo vediamo proprio anche nel rapporto tra Gesù e Maria. E Sant'Anselmo dice così: Dio creò ogni creatura e Maria generò Dio. Guarda, in una sola riga che ti lascia a bocca aperta. Dio che aveva creato ogni cosa si dice lui stesso creatura. Guardate che scambio, è proprio tipico dell'amore, scendere sul terreno dell'altro, comunicare a partire dall'altro. Si fece lui stesso creatura di Maria e ha ricreato così tutto quello che aveva creato. Cioè c'è una creazione e poi una seconda creazione. In quella creazione lui crea gli uomini, nella ricreazione invece vuole la collaborazione degli uomini. Questa collaborazione sarà Maria. E mentre aveva potuto creare tutte le cose dal nulla, ecco la prima creazione, dopo la loro rovina non volle restaurarle senza Maria. La Chiesa poi approfondirà questa meditazione di Sant'Anselmo e nella grande costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dirà che però anche già nella creazione, poiché il modello della creazione non è semplicemente il verbo eterno, ma il verbo incarnato, nella mente di Dio era già presente la predestinata madre, era già presente in qualche modo Maria. Ma torniamo a Sant'Anselmo che continua a stupirsi di questo meraviglioso scambio dicendo così: Dio dunque è il padre delle cose create, Maria la madre delle cose ricreate, della nuova creazione, perché la nuova creazione comporta proprio la nascita di Gesù, la croce di Gesù, la resurrezione di Gesù. E tutte queste cose Maria dovrà collaborare proprio storicamente con la sua fede, con tutta la sua anima, con tutto il corpo. Ancora, Dio è padre della fondazione del mondo, Maria la madre della sua riparazione. Dio fa un'opera creativa, ma Maria collaborerà con lui per l'opera redentiva. Poiché Dio ha generato colui per mezzo del quale tutto è stato fatto, e Maria ha partorito colui per opera del quale tutte le cose sono state salvate. Meditazione meravigliosa. A questa meditazione di Sant'Anselmo vogliamo aggiungere le riflessioni teologiche che poi prendono spunto da un'omelia che Balthasar ha tenuto proprio di questo grande teologo contemporaneo svizzero. Qual è il peso della festa dell'Immacolata Concezione? Sta un po' in questo. La Madonna Immacolata è quella persona in cui venne al mondo il Figlio di Dio e che ha accolto in sé questo dono del cielo con un'illimitata prontezza, apertura, disponibilità senza confini, con un sì senza alcuna limitazione e condizione, nemmeno nascosta, senza quel sì però, sì se. Sì a condizione che, sì, ma vedremo.
Si potrebbe chiamare la festa dell'Immacolata la festa del sì a Dio senza macchia. Ma c'era bisogno di questa festa, è lì che Baltasar ci fa riflettere. Come sappiamo, l'Immacolata Concezione vuol dire che Maria è concepita senza l'ombra, quella macchia del peccato originale che infetta tutti gli uomini quando nascono, per cui ci vuole niente meno che il battesimo per togliere quella macchia d'origine. E allora Baltasar riflette e dice: andiamo a vedere cos'è il peccato originale. È proprio quello che tutti in qualche modo percepiamo, l'insufficienza morale di ogni uomo che viene al mondo come membro della razza umana. E ognuno ne sa qualcosa, sa che non è come dovrebbe essere. La carenza personale che ognuno avverte nel suo intimo è allo stesso tempo una carenza universale, sociale. Noi tutti vediamo che assolviamo magari i nostri doveri alla meno peggio, ma appunto in parte bene, in parte male. Siamo un po' tutti così. Facciamo anche i nostri doveri alla meno peggio. Vorremmo amare in maniera giusta, ma sentiamo che amiamo male, che amiamo troppo poco. Le nostre prestazioni rimangono tutte, in qualche modo, sotto il livello che Dio si aspetterebbe. Capite che da questa onestà intellettuale e morale che tutti gli uomini, noi tutti uomini possiamo avere, la domanda è: ma Dio avrebbe bisogno, per realizzare le sue grandi opere, invece di un sì totale, limitato, appunto di qualcosa come l'Immacolata Concezione, una creatura che gli risponda, diceva, con illimitata prontezza, apertura, disponibilità? Aggiungiamo un'altra cosa. Già Israele, sempre per questa onestà intellettuale, morale e religiosa, sapeva molto bene questo, che non si può edificare un regno di giustizia e di pace da soli, con le proprie forze. Lo deve costruire Dio. Ecco, questa risposta della creatura comunque deve essere un dono di grazia. Dice Baltasar, doveva essere Dio, come dice Isaia, a squarciare i cieli e scendere giù, così come la pioggia dall'alto cade giù sulla terra e risveglia il terreno arido a tutte le sue possibilità, a tutti i semi nascosti che in esso giacciono, così che la terra può germogliare e portare frutto e dona pane al seminatore e frutti al coltivatore. Ma noi saremmo quel terreno arido, non potremmo mai fare bene da noi stessi, non potremmo avere questa fecondità da noi stessi. E allora come farà Dio? Ecco qui la necessità di questa donna che è Maria, di questa donna che è un'immacolata concezione. È una creatura meravigliosa, singolare, che però è tutta opera di Dio. Una libertà piena che è tutta frutto della grazia. Baltasar vi riflette così. In qualche luogo della terra doveva risuonare una risposta alla sua parola che non fosse metà, bensì intera, non all'incirca, ma esatta. E precisamente proprio là dove egli stesso viene, perché sennò non sarebbe stato accolto. È lì il punto. Quando Dio vuol venire, deve venire accettato e accolto dalla terra, altrimenti non arriverebbe affatto alla terra. Per portare sulle sue spalle ciò che è nostro, egli deve essere uno di noi. Egli non può portarlo dal di fuori, ma solo dal di dentro, e per questo deve venire accettato, avere il permesso di entrare, un permesso non solo fisico, come ad esempio come una donna violentata concepisce un uomo che la sopraffà, bensì che venga con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Pensate come questo è proprio il comandamento di Dio, che Dio va amato così. Ma siccome la nostra risposta è sempre imperfetta, parziale, alla bene meglio, alla meno peggio, ecco che ci voleva qualcosa come l'Immacolata Concezione. Continua Baltasar, il sì che è richiesto per accogliere il cielo in terra è un sì al di là di ogni divisione e distinzione. Un sì senza condizioni e senza frontiere. Questo sì può venire donato alla terra solamente a partire dalle riserve d'amore che ci sono in cielo.
E poi c'è un altro motivo per cui ci vuole un'Immacolata Concezione. È che questa deve diventare il punto d'accoglienza del figlio di Dio, deve diventare madre di Dio. E madre non vuol dire solo mettere al mondo fisicamente, ma vuol dire anche poi generare educativamente. E allora Baltasar dice: c'è ancora una cosa, il bambino che riceverà il nome di Gesù deve crescere nel seno di questa madre e dopo la nascita essere allevato ed essere educato da lei. Qui si vede anche tutta la grandezza della maternità già sul piano naturale. Perché dice: ora, già dal punto di vista fisiologico, il legame tra la madre e il bambino è in effetti qualcosa di molto più intimo di quello che c'è tra il padre e il bambino. Esso è appunto più che fisiologico. Ormai la biologia e la psicologia contemporanea ne sanno molto di questo. Che danni ci sono in un bambino non accolto con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. E se quel bambino deve essere Dio? Oh. È un legame dell'anima che concerne tutta la persona. Al figlio una madre non dà soltanto la sua carne e il suo sangue, ma con essi anche qualcosa della sua anima e del suo spirito. E questo prosegue dopo la nascita, nella crescita, nell'educazione del bambino. Ora Gesù deve imparare da sua madre come un uomo sta perfettamente di fronte a Dio. Capite? Non come Dio sta di fronte a Dio, questo avviene eternamente nel mistero della Trinità, ma come un uomo deve stare davanti a Dio, come Dio lo voleva dalla creazione, ma noi questo non lo sappiamo più, feriti dal peccato originale. E allora ci voleva una madre per questo figlio di Dio che gli insegnasse in tutta purezza a essere il figlio di Dio in formato umano. Baltasar dice: Gesù deve imparare da sua madre come un uomo sta perfettamente di fronte a Dio, come risponde a un sì illimitato a Dio. Egli deve impararlo da lei, non soltanto con le parole, ma con la sua vita, con il suo esempio. E non si creda che la madre debba essere un essere sovrumano, no, no. È importante solamente che non si vedano in lei in nessun punto limiti alla disponibilità. Quello che un uomo può fare davanti a Dio è semplicemente essere disponibile, rispondere e corrispondere alla sua iniziativa, alla sua parola, alla sua chiamata, alla vocazione, alla missione che Dio voglia affidarci. Ora Maria è in grado di fare questo, e a Gesù è sufficiente questo per ricevere bene la parola di Dio, la missione che il Padre vorrà affidargli. E allora ecco, di fronte a tutte queste esigenze, ecco l'Immacolata Concezione. Dio si crea un cuore umano aperto in cui egli possa entrare con la sua assenza di confini per poterlo prendere con sé nella sua opera di salvezza, senza che questo cuore ad un certo punto si arresti e dica fin qui e non oltre. No, questo Maria non lo farà. Maria è un cuore in cui si può chiedere tutto, un cuore che può si può impegnare e sovraccaricare senza misura e che tuttavia, in forza del suo sì, va sempre avanti, fino alla croce, fino alla notte dell'abbandono, del fallimento, sempre nella medesima umiltà, sempre nel medesimo coraggio di servire ad un'opera di salvezza il cui senso è ai piedi della croce, al Sabato Santo, nella madre e nel figlio sono più in grado di vedere. Fino a questo punto arriverà il sì della madre al figlio. O Maria Immacolata, tu che ci sei madre nell'ordine della grazia, aiutaci a purificare i nostri cuori, ad accogliere la voce dello Spirito, a rimanere docili allo Spirito, a non rattristarlo, a rispondere e corrispondere ciascuno di noi alla chiamata che ha ricevuto da Dio.